Buona giornata, bentrovati. Appuntamento come di consuetudine dedicato al mondo dello sport, le nostre principali notizie, i servizi, le interviste che realizziamo per voi e le mettiamo in rete poi attraverso la nostra web TV www.venetoglobe.com. Ci potete vedere anche con le nostre dirette streaming sui nostri canali Facebook e YouTube. Per quanto concerne invece il digitale terrestre, ogni sera siamo in onda grazie al canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia sulla TV del Nord Italia, ovvero Caffè TV 24. L'appuntamento ogni sera intorno alle 19:40-19:45 circa, in seconda serata e poi in replica nella primissima parte della mattinata il giorno dopo. Andiamo subito a vedere le principali notizie di oggi. Cominciamo dal tennis, tennis mondiale ancora in evidenza con Berrettini, l'italiano Berrettini che perde contro Federer dopo la sconfitta contro Djokovic, non ha trovato due clienti molto, molto facili. Al momento, primo è Thiem, primo nel proprio girone. I Leoni, per quanto riguarda il rugby, invece, puntano sulla prima di Heineken Champions Cup che si giocherà in trasferta contro il Leinster, già affrontato a Monigo nella prima di campionato. Ne approfitteremo domani per andare a sondare i giocatori e cominceremo con due giocatori che abbiamo avvicinato in settimana, cioè Tito Tebaldi e Nicola Quaglio. Parliamo di basket, la 1 con la TVB De'Longhi Treviso che nel prossimo weekend sarà impegnata al Palaverde, turno interno, quindi giocherà contro Brescia alle ore 17:30. La TVB è reduce dalla sconfitta di Bologna in un palazzetto bellissimo, tutto nuovo, contenente 7.000 spettatori, una sconfitta in un derby perché ne avevamo parlato con lo sponsor Segafredo Zanetti, appunto, che è di Treviso. Sentiamo dopo la partita con la Virtus il giocatore Chillo. È un peccato perché comunque si è stati in partita, primo tempo percentuali abbastanza alte, quindi eravamo anche sopra, ci ha dato quella consapevolezza anche di stare dentro la partita. Nel secondo tempo qualche errore, la stanchezza e comunque non giocavamo con i primi. Sono venuti fuori come un po' comunque ti aspetti e niente, è un peccato perché ci è mancato veramente poco. Nel terzo quarto è venuto fuori ad esempio delle individualità come quella di Gaines che insomma ha fatto un break importante. Noi potevamo essere un pelo più attenti su alcuni dettagli, su alcune cose. Però penso che nel complesso abbiamo fatto una buona partita e anzi ci dà la consapevolezza che dobbiamo lavorare su questi ultimi errori e che dobbiamo comunque riuscire a togliere per riuscire a vincere le partite. E la vittoria deve ritornare appunto in casa sabato alle 17:30, vi dicevo. Andiamo a cambiare lo sport e dal basket trevigiano passiamo al volley trevigiano. Limoco Volley Conegliano, serie A1 per quanto riguarda il femminile, ha vinto ieri sera nel turno infrasettimanale a Cuneo per 3-0. Hanno giocato le cosiddette seconde linee, c'è stato ancora un turnover in vista dei prossimi decisivi impegni per la formazione di Santarelli ed è proprio il tecnico Santarelli che sentiamo. Abbiamo giocato un buon primo set fino a un certo punto, poi abbiamo commesso 4 errori in attacco che ci hanno un po' complicato il primo set. Abbiamo giocato un secondo set, secondo me perfetto, sbagliando pochissimo e il parziale è stato importante per noi. Il terzo set siamo tornati a sbagliare abbastanza, fortunatamente anche loro hanno commesso un po' di errori, abbiamo portato a casa una vittoria, un'altra, l'ennesima vittoria 3-0 importante per noi. Io ho cambiato tanto perché per me era necessario oggi testare tutto il gruppo e capire quanto posso fare affidamento su tutto il gruppo in vista della Supercoppa. Le ragazze hanno risposto molto bene, quindi sono molto felice di come ha lavorato il gruppo in generale e adesso ci concentriamo sulla Supercoppa.
Ecco, lo ha detto lui, ci concentriamo sulla Supercoppa, bene il gruppo, soprattutto Sorokaite e Ogbogu, che hanno giocato veramente alla grande, oltre naturalmente alla solita Hill e alla solita Volosh. In campionato ha vinto anche Novara per 3-1 a Caserta, dove in panchina si è rivisto e ritornato Barbolini, e in campo si è rivista la trevigiana di adozione, di matrimonio, diciamo così, Brakočević, che si è ripresa dal suo infortunio, in bocca al lupo anche a lei. Infine vi ricordo che Limoco, lo ha già detto anche Santarelli, sarà a Milano il 16 per la Supercoppa e naturalmente si affronteranno nuovamente, ancora una volta, Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano. Nella A3 di pallavolo maschile, per il Motta di Livenza l'altra settimana è arrivata la prima sconfitta dopo ben 23 risultati positivi, pensate che non perdeva da circa 10 mesi, quasi 11 mesi. Nazionale italiana di calcio adesso pronta al doppio impegno, venerdì si gioca a Zanica contro la Bosnia e lunedì invece a Palermo contro l'Armenia. Anche la nazionale italiana femminile è andata in campo ieri, ha vinto per 5-0 contro Malta ed è stata la sesta vittoria di fila. La Serie A con la Juventus al comando con 32 punti, mentre al Milan tiene banco il mercato. Questo uomo, Ibrahimovic, si parla nuovamente di lui, di un ritorno di Ibra al Milan per circa 6 mesi. Poi, insomma, tutto da vedere. Il Napoli, altro caso, ha ricevuto un'offerta dallo sceicco Al Thani. Lo sceicco sarebbe pronto a versare 560 milioni di euro, ma il presidentissimo De Laurenti ha già dichiarato che si comincerà a trattare eventualmente da una base di 800 milioni di euro. Andiamo in Serie B, dove le Venete e le Friulane si sono comportate alla grande nel turno appena trascorso. Venerdì si ricomincia altra giornata con Pescara-Cremonese. Se vogliamo c'è un po' di bagarre nelle varie società della B e soprattutto all'Empoli, dove c'è stato l'esonero flash per Bucchi. Al suo posto è arrivato Muzzi. Serie C, girone B, sabato si ricomincia con Feralpi Salò Padova, si gioca alle ore 20:45 in notturna, mentre oggi coppa di categoria per quanto riguarda la Serie C con il secondo turno che vedrà di fronte Triestina e Virtus Verona. Anche la Serie D è pronta a ritornare in campo con una classifica, per quanto riguarda il girone che ci interessa da vicino, con una classifica, vi dicevo, che vede Campodarsego davanti a tutti a 28 punti, inseguono Adriese e Cartigliano a 25, il Montebelluna è salito piano piano a quota 14, anche il Mestre si sta riprendendo molto bene, dopo un periodo così, adesso i risultati e il gioco sembrano essere tornati in casa Mestre, dove andiamo a sentire il tecnico Zecchin. Mister, grande partita veramente. Sempre un'ottima prova dei ragazzi, non era facile contro un avversario, penso il migliore che abbiamo incontrato fino adesso, a parere mio, gioca bene a calcio, ci ha messo in difficoltà, li abbiamo messi in difficoltà, poi siamo stati bravi a sfruttare le palle gol che abbiamo creato il primo tempo, si poteva chiudere in un paio di occasioni anche il secondo tempo, abbiamo sofferto poco, qualche calcio piazzato all'inizio del secondo tempo, però penso che ci sta contro una squadra di questo potenziale. Belli anche gli innesti al momento giusto, entra De Polo, o fa segnare o segna. Adesso abbiamo trovato questo equilibrio, è importante mantenere la concentrazione il più lungo possibile, perché adesso che non pensiamo di essere diventati bravi in una settimana, siamo sempre quelli, però bisogna stare sul pezzo, soprattutto domenica che andiamo contro l'ultima, che è un'ottima squadra, e se pensiamo di andare a fare una passeggiata cominciamo già male la settimana. Com'è stato incontrare di nuovo Medi e Massimo? Con Medi ci sentiamo qualche volta, sempre bello vederli in campo loro, un po' meno io dalla panchina, però ormai abbiamo preso questa strada, speriamo. Comunque sicuramente un ottimo contributo da parte di quelle che sono, diciamo, le linee giovani 99, 2000, 2001, al di là del gol. Penso che soprattutto per loro ci vuole un po' più di tempo da inizio campionato, adesso penso che hanno fatto una buona crescita e possono crescere ancora tanto,
quindi speriamo continuino così e andrebbe bene già così, insomma, dopo un passettino alla volta possiamo crescere, sono giovani e bisogna giocare per fare esperienza. Questo Zecchin, allenatore del Mestre, visibilmente soddisfatto insomma della prestazione della sua squadra, adesso ci sono delle partite importanti e vedremo come reagirà ugualmente la formazione appunto di Zecchin e del presidente Serena. Per quanto riguarda l'Eccellenza, e qui ci avviciniamo sempre più alla provincia di Treviso, nel girone A Giorgione che pareggia contro il Golosine e si fa raggiungere in testa dal Sona, mentre nel girone B in testa c'è Porto Mansue e San Giorgio Sedi. Due squadre che sono lì, stanno cercando di allontanarsi un po' da Portogruaro e Sandonà che hanno avuto battute di debacle. Per quanto concerne la promozione, nel girone D l'Opitergina continua la sua corsa da capolista, il Treviso si ferma al quarto posto e deve fare attenzione, deve ritornare sul mercato perché c'è il problema di Ray Luna con un infortunio al crociato piuttosto serio, quindi bisogna cercare qualcuno in attacco dopo anche la dipartita di Morbioli che sembrava vicino all'Opitergina, però ormai si aspetta a dicembre per vedere dove andrà Morbioli, che tra l'altro richiestissimo non soltanto dal campionato di promozione ma anche dal campionato di eccellenza. Per la Coppa attenzione perché si giocano i quarti di finale in gara unica stasera per il Conegliano di Vanni Moscon che va a Scardovari Conegliano, mentre questo che vedete inquadrato è il bomber del Santa Lucia Susegana Niacasso a cui si affidano questa sera i dirigenti, l'allenatore Moro e il DS Magoga per fare risultato contro il Ponte Crepaldo. Si gioca alle 20:30 al 25 aprile di Santa Lucia di Piave, tempo permettendo perché le previsioni non sono bellissime. L'altro match è Alpago Refrontolo. Andiamo verso la conclusione con il basket. Per quanto riguarda il femminile, il Ponzano in trasferta contro il San Giorgio, penultimo della classe, ha vinto facilmente 85-61 e sabato ritorna al Pala Cicogna per affrontare il Sarcedo, mentre va in trasferta e va in Lombardia ad affrontare il Bernareggio la formazione di Marco Mian, ovvero la Rucker Sambe, che è la formazione del momento. 8 vittorie su 8 gare, il momento è molto positivo per la compagine di Mian, però deve fare attenzione adesso a questo Bernareggio che ha battuto a Padova il Virtus Padova e ha agganciato appunto il Padova in seconda posizione di classifica. È una partita che potrà dire molto sulla continuazione del campionato, anche se non è decisiva. È tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani. Buona serata.